nel giro di 3-4 giorni da zona gialla a zona arancione, qualcosa non torna. Ma non solo qualcosa non torna, qualcosa doveva essere deciso prima, se non deciso, ecco, mettiamola così. Io mi ripeto, sono pieno di rabbia. È difficile ad oggi stare calmi davanti a scelte così scellerate e responsabili, perché non si può giocare con le aziende. È ora di smetterla di giocare con le tasche di imprenditori che le tasche non le hanno più. Hanno venduto anche quelle. È un anno che oramai, da bravi soldatini, ci comportiamo in maniera corretta e noi associazioni dobbiamo far diga e prendere la rabbia e il nervosismo di tutti i nostri associati, e poi ci troviamo di fronte a scelte del genere che poco hanno a che fare con la coscienza e con la conoscenza del lavoro. Ad oggi ci troviamo con aziende che erano in dissesto economico già da parecchi mesi, lo sono da quando siamo partiti col Covid, perché la realtà è questa, e ci troviamo a aver fatto dei debiti con delle aziende fornitrici per prendere della merce sperando in una settimana di lavoro, pur non lavorando la sera, ma almeno avendo il mezzogiorno e fino alle 18 di la possibilità di lavorare, e quindi avendo riempito i nostri frighi, nel momento in cui abbiamo comprato merce, riempito i nostri frighi, ci troviamo con questa notizia. Io mi domando se questa è una presa in giro o che cos'è.